Quanti di voi hanno guardato quelle serie TV dove facevano a guerra per poter aggiudicarsi, spendendo migliaia di dollari, questi box senza sapere neanche il contenuto? Ecco, io ho sempre sognato di poter fare la stessa cosa, acquistare un box e cercare di trovare un tesoro. E credetemi che quello che ho trovato vi farà venire la pelle d'oca. Con questo cappello sono poco credibile. E dopo infinite ricerche nel web... Non è vero, questa clip è finta perché ci ho messo mesi per trovare questo box. Ho acquistato a 500 euro il contenuto del garage che mi ha fatto trovare qualcosa di incredibile. Perché non solo ho trovato un vero tesoro vintage, ma anche dei gadget che servono a letto. Tipo quei cosi che si infilano nel sedere. State a guardare. Finalmente è arrivato il giorno, ci dirigiamo verso il box misterioso. Ciao nonna. Ciao. Ciao. 2 hours later. Il box più ricercato al mondo sta per essere finalmente trovato. Non sei iscritto? No. Cosa devo fare? Vai a vedere i miei contro te. Te l'ho già detto nell'altro video. Se non ti iscrivi, vai a vedere i miei contro te, che sono bravissimi. Voglio arrivare a 1 milione. Non ce la faccio perché non ti iscrivi. Così no, vado via. Dai, almeno guardiamo cosa c'è nel box. Iscriviti ai miei contro te. Almeno guardiamo cosa c'è nel box. Non me ne interessa, ci saranno i miei contro te. Sono ovunque. Siamo finalmente giunti, dopo ore e ore di ricerca, al nostro box. Sono un po' emozionato e ho un po' paura, sia di poter trovare qualcosa di interessante, sia di inciampare mentre cammino. Ma soprattutto di non trovare un emerito. Questa è la chiave che ci ha fornito il proprietario del garage, che si vuole disfare di un po' di cose. La cosa bella è che adesso c'è una chiave e sbagliolato. Attenzione! Oddio! C'è un ventilatore! Siamo già in attivo. Distrutto. Ora servono 20 persone per perlustrarlo tutto. Mettiamoci sotto. Tecnica della moltiplicazione! Squadra in azione! Finalmente possiamo cercare dei tesori. Abbiamo già un alberello di Natale. Vi ricordo che abbiamo speso 500 euro per questo box. E per rientrare nelle spese, un albero di Natale non basta. Cartoni. Qui c'è dell'olio. 5 cartoni di olio tondi tondi. Cos'è questo? Guarda, guarda. Comunque sai cosa sembra? Siamo una centrifuga, cioè vedi che qui potresti mettere la frutta tagliata. Guarda che potrebbero costare, eh? Panasonic! No, sono dei telefoni dell'anteguerra. Dei vassoi. Filo. Cos'è Space Pilot? Una console da sala giochi, perfettamente funzionante, sembra. Il vassoio delle monete è pieno? Pieno di niente. Beh. Una moneta c'è. Oh. Solo per giochi. Attenzione. Allora, io non so quanto sia funzionale, non credo funzioni. Il problema è che metterla a posto costerà altri almeno 500. Continuiamo la ricerca, Filo, diamoci da fare. Palline di Natale. Per far l'albero che c'è. Attenzione però, perché abbiamo trovato un frigo gigante, ma è attaccato. Sei sicuro che possiamo prenderlo questo? Credo proprio di no. Credo che questa sia una delle poche cose. Questo e anche questa qui, il reparto frigo, è l'unica cosa che costa e che non possiamo prendere. Questo 500 euro li valeva, infatti. Secondo me anche molto di più. Tra l'altro ci sta un sacco bene un cadavere dentro. Ora lo apriamo. Io dobbiamo spostare quello. Poi sai quanto pesa questa GoPro? Ma poi sa, GoPro. La GoPro è nostra, Guarda che ci sta benissimo un cadavere per il lungo, Sì. Questo è fatto per i serial killer. Non possiamo aprirlo. È acceso. Insomma, un po' sospetta la situazione. Facciamo come lasciamo qua. Esatto, sì. Vado dall'altro lato. I tesori importanti non saranno certo qua davanti. No. Non ci sono. Però scaviamo anche in questi sacchi. Cos'è che ci può essere? Facciamo un bel buchino. Io ho trovato un sacco. Un sacco con della carta. Ho paura che esca un serpente. Indovinate cosa ho trovato? Un altro albero di Natale. Ma è il magazzino di Babbo Natale. Siamo molto lontani. Ci sono delle luci che hanno un valore, direi, molto iniquo. Se esiste come parola. Poi abbiamo delle palle giganti di Babbo Natale. Oh, una stampante. Che è già aperto? No.
piatti. Sembra quasi il magazzino di un bar. Magari il proprietario aveva un bar. A tratti sì, sembra, sì. Frigo. Non è una sala giochi, cioè lui c'ha quel robo lì. Però magari poteva essere in un bar piuttosto che in una sala giochi, perché sennò ci sarebbero molte. Qui dentro hai guardato? Vuoto, c'è una cassa. Una bottiglia d'acqua vuota. No! Che era l'unica cosa che poteva assomigliare a un teso sotto. Cosa dici? Cos'è? Oh! Attenzione! Attenzione! Vai Filo, mostrami un tesoro, ti prego. I need it. Show me your treasure. Ci siamo, questo è il momento fondamentale del video. È il momento in cui diventiamo ricchi. Posso ridere già? È polistirolo, quindi già. Pesa? Non lo so. Oh mio Dio, ma c'è il mantello dell'invisibilità! Che è esso stesso invisibile! Prova a prenderlo, magari. Magari c'è Harry nascosto. Qui editor, non so se si può, ma mi devi far sparire. Where is Filo? Where is? Comunque raga, io me lo sento che troviamo qualcosa che ci fa recuperare buona parte del denaro speso. Soprattutto in quella cassa là, che mi sa sembra una cassa delle munizioni della guerra. Sembra tutto della guerra qui. Quella lassù. Qui? Sì. Munizioni, fai così, scuoti, Bosch c'è scritto. Aspetta che tolgo questo rumore di questo. Qualcosa forse c'è. Attenzione, attenzione. Perché potrebbe esserci un'altra toppa del manto dell'invisibilità. Vai Harry. Non si apre. Se non si apre è un buon segno. Ok. Un garage di scatole vuote ci hanno dato, raga. Cioè, non benissimo. Si può fare il reso? Si può fare il reso? Ferma, ferma, inquadra qui e prova a indovinare cosa ho trovato qua dentro. C'entra il Natale? Prova a indovinare. Un albero di Natale? No! C'è... Tu di magazzino di Babbo Natale, ma che cazzo è? Sei ricco, insomma. 2 euro valore. Raga, siamo molto lontani. Cioè, ci sono cose che hanno del valore quantificato in tutto, però devi riuscire a vendere tutto. Un altro scatolone con roba di Natale. Oh. Ma questa? Oh. Qui c'è un albero di Natale. Sarà, boh, le ghirlande, un po' di palline. È la classica valigetta dei film in cui o tengono cose di valore come diamanti, oro, oppure soldi. Ma non è questo il caso. E infatti... Ti prego però, ti prego, Dio, una piccola botticella di culo. Vado? Vai. Brilla? No, ci sono dei panni. Attenzione! No! Oh mio Dio! È meglio di qualsiasi altra cosa. E qua ce li usa Babbo Natale. Raga, raga, questo puoi toccarlo, secondo me. Toccalo, toccalo. No, raga, raga, questo qui è un oggetto che serve per i più grandi. Questo è uno slip intimo con una specie di... Sembra una cosa aliena. Ma sono... è un vestitino hot. C'è una valigia! Con cose di Babbo Natale sicuramente. Saranno vestiti. Pesano così tanto? Vestiti di Babbo Natale. Effettivamente. Appoggiati sul frigo. Oh! Guarda che pesa tanto, Ci sono oggetti qua dentro! Almeno non è vuota come la maggior parte delle cose che ci sono. Io qui. Io credo che non ci siano piatti, bicchieri. No, questo non ha fatto rumore di vetro. No. Partono scommesse! Cosa c'è qui dentro? Vestiti di Babbo Natale. Non abbiamo trovato il presepe. Ancora per esempio da qualche parte c'è. Oh. Vestiti e dei CD. Attenzione, qualche CD. Ci sono dei CD. Ok, qui c'è il CD, però c'è quello dei Doors che potrebbe valere qualcosa, che è un gruppo con Jimmo. Il CD l'hanno tenuto. CD
CD non c'è più. Ti ho lasciato la scatola se vuoi. Però ci sono anche dei libri, penso. Oh. Questo sarà un album di foto. Album di foto di Babbo Natale con i suoi elfi. Vediamo com'era da piccolo Babbo Natale. Repubblica Italiana, aspetta. Oh, raga! Porca vacca! Raga! No! Raga! Oh, qui rischiamo di fare soldi. Attenzione. Raga, è una collezione di francobolli. Ma sono tenuti maniacalmente. No, era... Porca vacca! Raga, ok, qui non si scherza. Allora, fino adesso abbiamo trovato un sacco di cagate. Ma i francobolli che io sappia, credo, se sono di una data, se sono giusta, originali, con l'edizione giusta, di una data, possono valere. Possono valere, qui ce ne sono tanti. Porca boia. Guarda, l'unica cosa che mi insospettisce un po', se posso dirti, è che quel libro è troppo perfetto. Cioè, quel libro è troppo perfetto. Sembra fatto... prodotto così. Dovremmo cercare. Quindi non so se ci sono. Attenzione, Cristoforo Colombo. Però vorrei farli cioè quelli lì li voglio fare vedere. Adesso chiamiamo uno che conosco, uno che li... Davvero? Sì. Chiamiamo uno che ci dice quanto valgono. Ci dirà: non valgono niente, ti do 2 euro. Senti, tutti lui è la persona fidata. Tra l'altro ci dice: io questo qui lo so di chi è, di Babbo Natale. E Cristoforo Colombo comunque. Ci sarà la mappa? Immagini un diario di bordo di Cristoforo Colombo nel 1492. Passeremo alla storia come gli youtuber che hanno trovato un vero tesoro. Attenzione! Altri! Vabbè, non credo che siano di Cristoforo Colombo. No. Però questo libro è abbastanza disordinato. Questo è di un collezione. Attenzione perché. Questo libro è abbastanza disordinato da darmi la speranza. Raga! Che... ma. Oh! Ma questa è roba. No, questo... anni, tanti! Oddio, li sto rovinando. Non perderli, eh. Li sto perdendo, li sto rovinando. Non so se tipo... secondo te timbrati così si rovinano? O non c'entra niente? Non lo so se valgono di più o di meno quel timbro. A questo punto andiamo sui libri. Via, i libri, raga, portalo bene! Attenzione! È sempre più bello! Mamma mia! Raga! Cioè, ma questi qui valgono un botto di soldi! Secondo me, ovviamente, ma ne valgono tanti! Dobbiamo farli valutare assolutamente! Ma te pensa che cacchio abbiamo trovato! Guarda, c'è anche una dedica! La scrittura... scrivono troppo bene una volta. Infatti non ci sto capendo niente. Raga, c'è una dedica! Magari è che Cristoforo... no, la carta è troppo perfetta. No, ma poi il libro di Cristoforo Colombo era l'altro. Ah, è vero. Allora, Garante Cui affetto ti. Boh. La scrittura giugia. Ok, non sappiamo leggere. Faremo vedere anche questo qui a un esperto. Chissà chi cazzo. Ma vuoi che questo ci lascia il garage con i francobolli dentro? Ma è come? Quelle nonne che avevano le carte di Pokémon, le mamme, capito? Che la gente non lo sanno. Che la gente diceva: stica, quanto cacchio vuoi che valga? Magari non vale niente. Però c'è anche un articolo di giornale. Ah, vedi? Il 20 e 25 marzo verranno emessi commemorativi del centenario della fondazione della Società Geografica Italiana. E quindi hanno fatto dei francobolli che magari sono all'interno di questo libro. Oh, c'è una busta di una lettera. Qui sicuramente da approfondire. Non ti dico che siamo milionari. Allora, qui sono migliaia, o no? Di euro o di francobolli? Di francobolli. Sì. 1000 ce ne saranno. 1000 francobolli ci saranno. E anche 1000 euro, direi. Perché anche se valessero 1 euro l'uno, cioè... ma anche se fossero 10 centesimi l'uno, che io lo spero di no, ovviamente, sarebbero comunque 100 euro di calibro. Però, occhio, non perderne neanche uno. Speriamo ce ne siano altri. Oh! Poste italiane. Del 69. Ma anche qua ci sono francobolli comunque. Però attaccati alle lettere. Ah, è vero. Aspetta, perché mi sa che c'è altra roba. Questa è... devi fare fatto il misfatto. Ah, è una magia, una nuova bacchetta. Devo usare il pene? Queste possono essere monete. Queste possono essere monete, io prego che siano lire. Sono lire. Attenzione. Queste sono 500 lire. Guarda che queste in determinate edizioni valgono anche 80 euro, 100 euro, eh. Raga, abbiamo trovato di tutto!
Abbiamo trovato dell'oro, veramente. Questo è un tesoro. Oh, abbiamo trovato l'interno. Fatto il misfatto. Cosa c'è qui dentro? Il colore è perfetto. Ah. Altri! Ho fatto cadere altri francobolli, raga. Allora, poi più libri troviamo, più sembrano valorosi, perché più sono tenuti un po' così. Sì, è vero. Cioè, il primo libro sembrava molto tipo... Sì, il primo non sembra... Ma no. Questi, raga, fanno paura. Chi ha collezionato questa cosa è maniacale, perché questi non sono... Scusate. Questi non sono italiani. Raga, sono stranieri. Repubblica. Mongolia. Cioè, quindi, io adesso non voglio dire, ma se tu sei italiano, domanda mia, se tu sei italiano e possiedi... dei francobolli della Mongolia, esteri, vuol dire che per forza devi viaggiare. Sì, o le hai cercati molto. O hai qualcuno che viaggiava e tu te li facevi portare. Potrebbero valere tanto. Raga, potrebbero valere tanto. Ah, queste sono cioè, è piena. E se è piena significa che all'interno c'è qualcosa tipo macchina fotografica. Secondo me cassette. Vediamo. Ah no, una Canon vintage. Però sporca, sporchissima. Ah raga, è una cacchio di macchina d'epoca, non so quanto, però è vecchia. Secondo me a occhio e croce è anni 90. Raga, di quando è? Gennaio 2000. Raga, questo è il giornale. Il 20 gennaio del 2000. Oddio, non voglio rovinarlo. È il giornale di Michael Jordan quando è tornato a giocare a basket. Giusto? Jordan is back. Sì. Porca puttana, raga. Raga, è vero sto giornale, non è finto. È messo male, non so che, quanto possa valere. Ma è il giornale di Michael Jordan. Sto impazzendo. Ma è bellissimo. Raga, possiamo dire di aver trovato ufficialmente un tesoro. Andiamo a far valutare tutto. Quanti euro ci saranno qua? Spero tanti. Oh! Serve una mano, pesa troppo. Mamma mia, bello!